Beh, l'Italia 2050 è un'Italia in cui il numero di abitanti è ridotto di 5 milioni circa rispetto a quelli di oggi, che siamo già intorno ai 59 scarsi. Con di questi 5 milioni in meno, 2 milioni saranno giovani, quindi perderemo 2 milioni di giovani. Sarà un'Italia in cui la componente anziana è ovviamente cresciuta ulteriormente, in cui le persone con almeno 90 anni saranno il doppio di quelle attuali, oggi sono 800.000, saranno 1.700.000, e in cui persino i centenari, gli ultracentenari, oggi sono circa 20.000, saranno 80.000. Quindi è chiaro che sarà un paese, dal punto di vista della struttura, molto più appesantito e probabilmente con maggiori difficoltà nel poter far fronte a quelli che sono poi i problemi di equilibrio che derivano dall'avere una popolazione appunto equilibrata rispetto alle diverse stagioni della vita.